I lavori della nuova caserma dei Vigili del Fuoco in via Panella non sono mai partiti. Dopo 10 anni e con un'opera che rischia di essere vecchia ancor prima di essere costruita, il sindacato dei Vigili del Fuoco Conapo chiede oggi a gran voce di valutare la ricostruzione della caserma in altra sede. A parlare è Elio D'Annibale, vigile del fuoco e sindacalista. Più volte hanno chiesto di valutare la ricostruzione in una location più consona alle esigenze del personale e al contesto urbano. La struttura fu edificata, vale la pena ricordarlo, negli anni 60. Quel sito, anche dal punto di vista urbanistico, era completamente diverso. E per vedere esempi positivi non serve andare a lontano, perché a Teramo fu riqualificata un'ex caserma dell'esercito, riconvertita a sede dei Vigili del Fuoco. Oggi questa è un piccolo gioiello. Il Conapo allora, sulla scorta di questa esperienza positiva, aveva anche suggerito di poter realizzare la stessa operazione nella dismessa caserma Rossi, anziché buttare fondi pubblici su un'opera già vecchia ancor prima di essere costruita, ha detto D'Annibale. Il sindacato dei vigili, come soluzione subordinata alla prima se non percorribile, aveva anche avanzato l'ipotesi di trasferire in centro la direzione regionale, che è accoppito con i suoi uffici, e trasferire lì il comando provinciale, che invece, vista l'esigenza continua di muovere i mezzi, ha bisogno di più spazi. La strada della ricostruzione della struttura, man mano nata male, si è anche impantanata. I lavori, a parte scavi e qualche container, non sono mai partiti ufficialmente. Nel sottosuolo, infatti, sono stati trovati amianto e olio combustibile fuoriuscito da un vecchio serbatoio e servirebbe una bonifica. Ma da quel che si sa, sarebbero necessarie anche delle modifiche al progetto iniziale. A giugno ci fu pure un incontro con i tecnici del Provveditorato per le Pubbliche. Ad allora non se ne sa più nulla. La parte nuova andrebbe ad ospitare uffici e una lavagna, piccoli laboratori, ma nulla per il personale operativo, che avrebbe bisogno di più spazi, vista la caserma gialla dove sono ora. Una caserma ormai obsoleta, ha spiegato D'Annibale, inadatta alle esigenze dei vigili e ai loro turni spesso importanti. Il problema del personale resta un problema cronico e c'è anche il problema della sede distaccata a Montereale. Con la nascita dei carabinieri forestali, la struttura è andata ai Vigili del Fuoco, ma è senza personale. Dunque, l'area dell'Alta Valle del Laterno resta completamente scoperta.